Bene, allora siamo a Genova Righi, ci sono 0 gradi, forse qualcheduno in meno, e noi stiamo per andare da Erga Edizioni, proprio a casa dell'editore, non a casa dell'editore, ma a casa della casa editrice, che sembra un gioco di parole, ma in realtà non lo è, ma è la verità. Quindi entriamo, attenzione, qui c'è scritto Erga Edizioni, suoniamo e noi ci addentriamo. Fa freddissimo a Righi. Bene, allora sentiamo già della musica, della bella musica, e mi sembra di conoscerla. Andiamo. Siamo pronti, eh? Andiamo, siete pronti, siete pronti. Piano piano, venite. Ed è tempo di passare. Ciao. Ciao a tutti. C'è Alberto Marafioti. Venite, venite. Attenzione, perché qui c'è un nostro amico, Vladi. Ciao, Vladi. Ciao. Adesso ci conosciamo. Oggi vi frego tutti. Vi frego tutti in una volta. Vi prendo un po' in giro. Enrico, attenzione, perché questa è la postazione segreta di Enrico, da dove escono delle cose incredibili. Enrico, com'è andato l'anno? Benissimo. Se lo dice Enrico. Oh, Carla, ciao Carla. Aspetta. Ciao. Allora, stiamo cercando Marco noi, ma è scappato. L'abbiamo visto fuori, ma ora gli facciamo uno scherzo. Amore, tu lo sai che scriverò il libro. Io lo so. No, non lo so, me lo dici tu. Dobbiamo trovare Marco Merli. È diventata una missione questa cosa qua. Vabbè, adesso cerchiamo Marco Merli, eh. Andiamo a vedere di qua. Marco, magari si è nascosto in mezzo ai libri, non lo so. Marco? Marco? Allora, stiamo cercando Marco Merli. Ecco, è arrivato Maurizio Romano, attenzione, la star del 2023. Ciao, cane di Maurizio. È arrivato Maurizio. Sì, sono io, sì, sono io. Ciao Maurizio. Ciao Rigliacco. Benvenuto. Grazie, davvero. Allora, ufficialmente diciamo a Marco Merli di rispondere ai WhatsApp di Maurizio Romano. Carla, visto che sta bene col foulard, sì, dimmi un po' com'è andato quest'anno. Quest'anno meraviglioso, guarda, mi sono rotta una caviglia a Parigi, quindi uno cosa può desiderare di più? Beh, è romantico rompersi una caviglia a Parigi. Però. Ero a Parigi, quindi è stato un anno bellissimo. È arrivato nel momento giusto, attenzione, Giorgio Odone. Mi dai la parola e non te la restituisci più. Oh, c'è anche Angela. Ci porti qualcosa di buono? Ciao. Riprendete questo momento. È una cosa bellissima. È riuscita a parlare genovese anche lei, quindi fantastica. Ma non è stato difficile, perché sei una ragazza intelligentissima. No, il maestro. È una cosa bellissima. Diciamo che Giorgio è riuscito anche per parlare genovese. Angela vuol dire che vuol dire che tutti possono. Tatuaggio imperfetto che potrebbe anche in alcuni versi diventare perfetto. Esatto, perché l'imperfezione porta alla perfezione. Ma non solo tatuaggi, sì, perché esatto. Il libro di Ricky è un qualcosa di noi siamo sempre contenti, davvero, di tutti gli anni, comunque vadano, perché l'importante è essere qua che facciamo questa intervista, giusto? Perché noi ci siamo sempre. Esatto. L'editore leggendario, perché con il 2023 devo dire che andiamo verso i 60 anni di Erga Edizioni, giusto? Esatto, 60 anni, che tenendo conto che abbiamo cambiato nome, se no sarebbero 75. Bene, quindi più leggendari di così non si può, non infatti si può. Lavoriamo con lui a divertirci, a raccontare Genova, quella segreta, quella non segreta, quella che lavora
In un modo non normale, non perché normale. Con Erga le cose si fanno in grande, si racconta con i video, con le canzoni, con la musica. Nell'ultimo libro che abbiamo fatto l'ha tatuato, guardate. Guarda cosa mi fa fare Erga Edizioni, mi fa tatuare il cappello. Tatuato il cappello perché ha intervistato il nostro grande Ricky. Grande Ricky Piaggio. Tatuaggio imperfetto e gliel'ha fatto qua perfetto. Bene, Marco, un anno più che positivo, Erga Edizioni nel 2023 ha editato tanto, è sempre stato insomma in cima alle notizie dell'editoria e quindi questo è di buon auspicio per un 24 che sarà ancora meglio. Ancora meglio, sì. A nostra, e devo dire che i nostri libri polisensoriali, che sono libri con audio e video, sono per noi premianti, perché alla fine oggi come oggi ci caratterizzano. E abbiamo visto, mentre noi facevamo l'anno scorso le mostre polisensoriali, cioè inquadrando l'immagine, adesso l'hanno fatta a New York e hanno riempito i giornali, per dire peccato che a volte a Genova facciamo le stesse cose, ma non, vabbè, noi non ci siamo, però siamo all'avanguardia. Siamo stati i primi. Bene. A questo punto. Allora mi riprendo il cappello, ritorno a essere io il leggendario e ringrazio Marco per questa serata leggendaria e mi ripeto perché c'è il bisogno di ripetersi, perché questa è una serata bellissima dove sono stati coinvolti tutti gli autori di Erga e gli artisti. Ora ci saranno canterini e ci saranno anche i violini di Eliano. Allora grande serata. Andiamo a goderci la festa, forza, andiamo. Allora, siamo con Alessia Cotta Ramusino, sì. Perché Alessia quest'anno, devo dire che non è l'unico anno in cui tu lavori su un tema molto particolare, sì. Molto sensibile, dove anzi bisogna sensibilizzare anche chi non lo è. Soprattutto da parte vostra, da parte dei ragazzi, sono contenta che siate tanti ragazzi stasera. Bene, vogliamo dire il titolo del tuo ultimo libro? Allora, il titolo è il titolo naturalmente anche del movimento di sensibilizzazione, quindi 100 donne vestite di rosso. E in realtà in questo libro particolarmente non parlo assolutamente né di violenza né tantomeno di testimonianze di altre donne, perché una delle domande ricorrenti in questi anni, oramai dal 2017 che vado in giro con questo movimento di sensibilizzazione, una delle domande ricorrenti è sempre stata: ma come sei arrivata a creare addirittura un movimento di sensibilizzazione? Allora, quando mi hanno posto questa domanda c'erano tante diverse risposte, sì. Ma quella vera è che ho dovuto poi ritrovarla nella mia vita e nella mia esistenza, e quindi ho ripercorso tramite 100 tappe della mia vita dei momenti che hanno poi concretizzato il mio impegno sociale. Dario il leggendario e Mauro Moretti, una azione. Vai. Dario il leggendario, Mauro Moretti, una azione. Io ho cominciato a disegnare che ho 16 anni per la Mondadori, Corriere dei Piccoli, Corriere dei Ragazzi. Poi io ho fatto un sacco di giochi di ruolo fino ad arrivare a disegnare il Risico. Il Risico è una versione particolare? Sì, quella che è uscita nel 1987, che era stata fatta per rinnovare quella che era l'immagine grafica del gioco. E poi ho cominciato a lavorare soprattutto per la pubblicità e cinema, facendo storyboard, shooting board per i registi e queste cose qua, insomma. E poi illustrazioni, ancora fumetti, sono usciti 2 libri miei, disegno a teatro, la musica. Un percorso non indifferente per Mauro Moretti. E ora chissà che il futuro non ci riservi un qualche novità e le nostre strade artistiche si possono anche... Ma io me lo auguro francamente, perché che le strade di artisti si possano incrociare è sempre una bella cosa. È sempre una bellissima cosa condividere un lavoro che è anche una passione prima di tutto. Allora Simona, il 2023 è stato un anno davvero poliedrico per te. Sì, mamma mia. Poi ci siamo visti in un sacco di eventi, siamo andati alla convention degli UFO,
siamo andati insomma a eventi per bambini di animazione medievale, abbiamo fatto un sacco di cose. Tantissime cose, tantissime novità. Quest'anno diciamo che è andato giù ma anche in su, dai. Un anno da ricordare. Le cose belle, certo. E di cose belle a me ha portato la DE Animation con Dario e tutti gli altri. Salutiamo i ragazzi della DE Animation perché... Ciao. Simona è entrata a far parte di questo gruppo di folli artisti, come li chiamo io. Certo. Folli ma bravissimi. E sono contenta, sono contenta. E due sono lavori che sto portando avanti. Forse uscirò con il numero 2 di Patrick, forse, perché è un lavoro che va sedimentato, però ho iniziato un lavoro... diciamo di cammino alchimico. Qui abbiamo tra come ti posso chiamare? Editor, copywriter, come ti posso chiamare? Tutto fare. Tutto fare. Angela è veramente un'angioletta. Perché ci vuole anche tanta pazienza per fare questo lavoro? Un pochino sì, perché devi coordinare un po' gli autori, i videomaker. Che a volte sbagliano, devono rifare le cose. Gli autori a volte sono esigenti, quindi tante volte non è facile. Però la cosa che prediligiamo all'Erga è il rapporto umano. Quello che diciamo sempre noi, prima vengono le persone, poi arriva il lavoro. Quindi cerchiamo proprio di mettere a proprio agio. Si cerca di mantenere sempre la comunicazione giusta e anche quando c'è qualcosa che non va... Si supera. Sì, ci proviamo, dai. Ci proviamo sempre. Ci proviamo. Complimenti per tutti. Claudio Priarone. Allora, Claudio non solo scrive di castelli, ma insomma fai dei tour, perché tu vai alla ricerca di questi punti di interesse e racconti. Sì, esatto. I libri che faccio sono proprio sono delle escursioni che toccano delle località dove ci sono questi castelli, queste torri di avvistamento, tutte le testimonianze di difesa del passato. Matteo, com'è il vino? Oh, il vino è eccezionale, finisce sempre troppo in fretta, però a parte quello. Beh, io mi ricordo che una delle prime cose che ho fatto in Erga è stato proprio una presentazione con Matteo, perché insomma ci siamo trovati da Feltrinelli, io avevo preparato la prefazione per il tuo libro. È vero, combinazione era il giorno del mio compleanno, vuole il destino, il 18 di maggio. E abbiamo scelto quel giorno per andare a diffondere un po' di inquietudine, mi ricordo. Assolutamente, diffondere inquietudine nel mondo è una missione alla quale ci dedichiamo con costanza. È un rigore, allora, veramente io, eccezionale. Soprattutto da genovese, sono studioso della lingua, non tanto della storia di Genova come tanti, la conosciamo ovviamente, però quello che mi è piaciuto e mi è interessato è rientrare veramente nella parlata genovese, che ho avuto l'occasione da ragazzino di imparare da persone. Io sono di Marassi, che comunque parlavano molto bene il genovese perché si vantavano di essere tutti amici di Marzari. Marzari abitava in via Vassicomo, pochi magari lo sanno, ma la voce del genovese vera e importante è la sua. E tanti cercavano di imitarlo e dicevano, ho pigiò caffè con Marzari, mo parlo un pitinè. Si vantavano e con questo vantarsi cercavano di parlare sempre meglio. Io l'ho imparato e poi l'ho messo da una parte con la scuola, chiaramente, con la vita. L'ho ripreso poi dopo i 50 anni sostanzialmente e mi è tornato tutto alla mente, soprattutto per come si parlava e come si allargano o si accorciano le vocali, e quello che rende sostanzialmente la lingua genovese veramente fluida, veramente musicale. Fra i mui, devi capire.